Shenmue 3 è finalmente uscito, cacchio. Ma ovviamente la stampa videoludica e tutti gli influencer mi devono fare incazzare! Ne sto sentendo di tutti i colori, anche da quelli che tu ti aspetti che lo spingano perché sono fan, hanno fatto il Kickstarter e quant'altro. Cioè tutti mettono le mani avanti al gioco dicendo non so se possiamo portarlo, perché potrebbe essere non capito. Cioè avete spinto fino a poco fa Death Stranding dicendo che era bello e quello era un gioco che poteva essere per davvero non capito perché fa schifo ai casualoni. Infatti ne è pieno subito di videogiochi rivenduti. Cioè non l'avete fatto per Death Stranding, lo state a fare per Shenmue 3, che sappiamo tutti che è stato un vero travaglio farlo uscire questo Shenmue 3. E soprattutto Shenmue è una saga che merita rispetto, perché ha inventato gli open world, ha inventato un sacco di cose, il ciclo giorno e notte nei videogiochi, il survival. È seminare come gioco. Cioè, che poi non so perché dicono che non vogliono portarlo. Cioè, facendo così, multiplayer.it, poi faccio anche i nomi, Player Inside, pure tu Devil Cree. Facendo così, fate passare tutti quanti che è un gioco di merda. Ciò che invece non è Shenmue 3. Ho avuto la fortuna, me l'ha fatto provare un amico mio, pada la mano. Non sembra così malaccio. Anche la sezione dei combattimenti, cioè, non è più scadente di quella di Yakuza. Cioè, Yakuza viene osannato come grande gioco di picchiaduro, ma alla fine non è che sia tutta questa specialità come gioco di picchiaduro. Sì, c'ha vari stili, abbastanza approfondito, però è abbastanza pure legnoso. Cioè, dopo che abbiamo avuto Batman Arkham e Sleeping Dogs, non si può tornare a produrre ancora Yakuza. E nessuno dice niente a Yakuza e state accusando Shenmue 3! Shenmue 3, che dovevate spingerlo, cacchio! Facendo così lo state solo affossando ancora di più. Quindi a me mi viene il dubbio che voi in buona fede volete che questa saga non diventi mai di massa, così possa essere il vostro piccolo tesoro da conservare. Sai come si fa con gli hipster, quando tu conosci, anche come facevo io da ragazzino, che conosco i Cabaret Voltaire, e voglio che nessuno deve conoscere i Cabaret Voltaire come band, me la devo conoscere solo io. Cioè, ma ora, fatto adulto, vorrei che tutti conoscessero i Cabaret Voltaire come band, cacchio. Quindi voi dovreste spingere Shenmue 3. Cioè, avete spinto quella porcata di Death Stranding e non riuscite a spingere Shenmue 3. Non ci credo. Per me siete solo degli hipster che volete tenere il vostro giocattolino, oppure non so veramente cosa pensare. Non so cosa vi spinga a far passare agli occhi di tutti che è un gioco di merda. Forse non lo state nemmeno facendo apposta tutti quanti, con la storia delle recensioni non possiamo fargli in buggy. Cavolo, pubblicizzatelo, cioè, eppure se è un gioco che da 6 o da 7, che c'è di male? Ma fatelo scoprire alla gente. Pure Minecraft era una cacata di gioco essenzialmente quando uscì nel 2009, è un cazzo di gioco in Java brutto e fetente, eppure ha divertito la gente. Allora fatelo conoscere Shenmue 3. Potrebbe essere che la gente diverta e forse potremmo avere un Shenmue 4 con un signor budget. Perché Yu Suzuki non merita ciò. Yu Suzuki è quello che mi ha fatto divertire di più di tanti altri game designer nella mia vita, perché sono un ragazzo che ha vissuto nelle sala giochi e ha vissuto con gli arcade Sega. Quindi diamone una chance a Shenmue 3. E voi che siete arrivati qui nel video, nel mio sfogo, fidatevi, dategli una chance. Non ascoltate questi influencer che vi dicono che non lo porteranno sul loro canale perché non sanno se vi può piacere. Non ascoltateli e seguite il vostro cuore. Poi se vi fa veramente schifo al cacchio, pazienza, tenetevi i vostri Last of Us. Ah, comunque voglio unire anche un mio vecchio video. Non so se vi ricordate, ma la stampa tempo fa pubblicò delle news imbarazzanti. Cioè pubblicò la news che tutti i Baker erano arrabbiati neri perché il titolo sarebbe uscito su Epic Launcher invece che Steam. Cioè cacchio, i Baker hanno fatto un Kickstarter in cui volevano che il gioco uscisse per PC, non che uscisse per Steam, cacchio. Era solo tra parentesi forse Steam. Ma qual è il vostro problema, stampa specializzata? Cosa vi ha fatto di così tremendo Yu Suzuki? Vi ha scopato le vostre madri? No, vorrei capire, perché
è partito pure tutto da là questo Shenmue 3. Nonostante sia stato un gioco dallo sviluppo travagliato, cioè che mi significa riportare la news dell'Epic Launcher? Però nessuno spiega, cioè solo Devil Cree ci ha fatto una sua opinione per far ragionare la gente. Invece avete solo mostrato la news, che poi capace, quelli che si sono lamentati non sono manco fan di Shenmue 3, saranno dei poveri stronzi che devono aprire la bocca solo per aprirla. Quindi manco saranno stati dei baker che si sono lamentati del fatto che usciva per Epic Launcher invece che Steam, perché un fan di Yu Suzuki è ben contento che esce per Epic Launcher. Significa più soldi per Yu Suzuki, più soldi per una persona che merita di sviluppare videogiochi per tutta la vita. Quindi voglio capire che problemi avete voi, stampa specializzata, con Shenmue 3. Me lo dovete spiegare. Per favore, smettete di ascoltare qualsiasi news riguardo a Shenmue 3. Guardatevi i gameplay, come fanno le persone intelligenti. Valutate il tipologia di gioco, le cose che si possono fare nel gioco, e scegliete se comprarlo o no. Perché Shenmue 3, vi assicuro che non è un gioco di merda come ve lo stanno facendo passare. Per niente. È solo un gioco a basso budget. Vedetelo così.